Voluta fortemente da Aleandro De Tommaso, che acquistò la Casa del Tridente nel 1976, fu venduta al prezzo di lancio di 22 milioni di lire. Era un prezzo, diciamo, molto basso per la macchina e per la caratura della macchina che voleva essere. Si voleva raggiungere l'obiettivo di 5.000 esemplari l'anno, cosa che non fu mai appunto raggiunta perché purtroppo, beh, ci furono dei seri problemi di affidabilità a riguardo di questa vettura che a parer mio era eccezionale, era meravigliosa, fantastica, con un fascino veramente da vendere, soprattutto le serie dopo, perché praticamente l'affidabilità era proprio pari a zero, era stata veramente tirata via. Pensate che i primi esemplari prendevano addirittura fuoco, proprio per delle bischeratine, per gli anelli in plastica, mi sembra, degli scarichi che incominciavano a surriscaldare, incominciavano a bruciare e poi prendeva fuoco. Aumento del prezzo, che fu portato a 26 milioni subito dopo il lancio, andò ulteriormente a congelare la bramosia, diciamo, dell'acquisto iniziale che era nata su questa vettura. E anche le finiture poi interne, ovviamente, non erano di un gran livello. L'assemblaggio, la cura, insomma, la qualità lasciava un po' a desiderare, soprattutto sui primi modelli e sulle prime versioni. In due motori, 2000 per il mercato italiano, 2005 per il mercato estero. La macchina aveva due turbocompressori, uno per bancata, qui appunto il nome Biturbo, che era pazzesco. Allora leggevi Biturbo e ti facevi una. Era bellissimo. 180 cavalli per il 2000, 192 per il 2.5, 3 valvole per cilindro. L'evoluzione fu che nel 1984 arrivò la Biturbo S, una ficata pazzesca, una macchina che veramente farei alte farze per avere perché mi piace veramente tanto. Fu implementata a livello tecnico di un intercooler che portò così la potenza a 205 cavalli, si poteva alzare la pressione. La strumentazione interna fu rivista, gli interni addirittura utilizzavano, non so se vi ricordate, il tessuto, il famoso Missoni, le prese d'aria sul cofano, i cerchi fucinati che erano una figata pazzesca, l'alettone dietro, le prese d'aria sul cofano l'abbiamo detto, il paraurti anteriore e i fascioni laterali neri. La Biturbo S fu davvero un bel arrivo, ho detto, una bella ventata di freschezza e di qualità all'auto e ripeto, a parere personale, è quella che veramente ha tanto fascino da avere, da vendere, e sarebbe molto molto bello essere in possesso oggi come oggi, perché andare a giro con un Biturbo S magari rosso, bello, tenuto bene, curato, wow, a me piacerebbe molto. Nel 1985 invece fu la volta della 425 e della Spider. La prima era praticamente la versione 4 porte con telaio allungato, la seconda nacque dalla matita di Zagato ed era semplicemente un telaio più accorciato. Le potenze erano motore 2005, potenza 192 cavalli. Pochi mesi dopo arrivò la 420 per il mercato italiano e la Spider sempre 2000i, e praticamente il motore invece scese a 180 cavalli, 2000 di cilindrata. Nel 1986 fu la volta invece della 420S, dove il motore arrivò un'altra volta a 205 cavalli. Nel 1987 invece tutti i propulsori andarono ad adottare il sistema a iniezione elettronica multipoint. Nel 1988 fu il momento di un vero restyling, un grande restyling a cura di Marcello Gandini. Le versioni primarie furono la 222 e la 422, i cavalli arrivarono a 223, poi fu la volta, con l'avvento delle quattro valvole per cilindro, della 224, della 424 e delle varie Spider, che arrivarono a 245 cavalli. All'apice di questa evoluzione, ci fu la 430, la 228 e la Spider 2.8 iniezione, appunto, che arrivarono a 250 cavalli spinti dal 2008. Thank you.
91 poi fu la volta della Racing. La Racing, ulteriore restyling, V6 24 valvole da 285 cavalli, esemplari prodotti 230. La V-Turbo andò a chiudere, venne finalmente sostituita dalla Ghibli, la Ghibli che non era altro che un'evoluzione della Racing, perché né prendeva né aveva rubato numerosi componenti. A questo punto, alla fine di questo video della Maserati B-Turbo, che era una figata pazzesca, perlomeno per quanto mi riguarda, io personalmente stimo tantissimo la B-Turbo S prima versione, mi è piaciuta veramente tanto, penso sia veramente piaciuta a tanti appassionati di auto sportive e non, perché comunque Maserati si distingue sempre, secondo me, dalla sportività, ha sempre fatto questo, nella sportività ha sempre dato il massimo, ma anche nel lusso, si è sempre avuto una macchina molto lussuosa all'interno, la Maserati si faceva notare, era una macchina molto molto bella, con queste radiche pronunciate, con questo bel tunnel centrale, con questa pelle, con appunto tessuti utilizzati, era veramente una macchina figa. Diciamo che secondo me è una macchina che è nata male, purtroppo si è beccata le maldicenze proprio dalla furia, dalla fretta, dalla prima versione a carburatori, dall'affidabilità, quindi dalla poca cura nel dettaglio, per poi secondo me arrivare a raggiungere un livello di qualità notevole, dalle prestazioni veramente di livello, auto veramente importante, cattiva, bella da guidare, con questo V6 potentissimo, bello, lungo, profondo, e da una sonorità, beh, che ve lo dico a fare, secondo me un V6, un 6 cilindri, un V6 si fa sempre notare. Un'ulteriore cosa, se mai tra gli iscritti o non c'è qualcuno che è della zona o non che ha un Maserati B-Turbo e mi ci fa fare una giratina, magari si fa un video insieme, io ne sarei contento e veramente soddisfatto. Quindi, boh, se ci sei, batti un colpo che facciamo un video assieme. Beh, ragazzi, siamo giunti al termine del video, vi chiedo di cliccare like, iscrivetevi al canale, restate collegati e, beh, penso che confezionerò un altro video stile questo su un'altra macchina sportiva o non. Comunque, un salutone da LG Passione Motori, è tutto. Ciao ciao, al prossimo video.